On my right, Ms. Graf and Ms. Sabatini. Presentate al pubblico presente alla Sporthalle di Almen, all'Albis Gutli, le protagoniste della seconda semifinale. Ecco qui Caterina Malejeva, associata alla sorella Manuela Malejeva. Caterina ha 17 anni, la sorella ne ha 19. Nelle classifiche mondiali Manuela Malejeva figura all'ottavo posto, Caterina Malejeva al trentesimo, personaggio conosciuto poiché Manuela Malejeva ha anche fra l'altro vinto una delle edizioni degli Swiss Open di Lugano. Ecco la Malejeva, nel corso della contro precedente dei quarti di finale hanno superato Bayern Thompson al terzo set in un confronto equilibrato e conclusosi 4-6, 6-2, 6-4 per le bulgare. Dal canto loro le avversarie sono le più quotate nel tabellone, giocano abbastanza spesso, va detto, Sabatini e Graf assieme, sono due grandi personaggi del tennis mondiale attuale. Alfred German dirige l'incontro, Steffi Graf si prepara a ricevere Graf e Sabatini, test di serie numero 1 contro Manuela e Caterina Malejeva. Manuela la prima a servire, 15-0 il parziale. Steffi Graf che cerca la doppietta a Zurigo, già si è qualificata per la finale, affronterà domani la cecoslovacca Sukova. Ecco intanto la graziosa Sabatini, giocatrice che figura al decimo posto delle classifiche mondiali. La giocatrice di Buenos Aires che il 16 maggio ha compiuto 16 anni. Quando schiaccia così il Steffi Graf c'è poco da fare. Steffi Graf. 30-0. Sabatini manda in rete 30 pari, Steffi Graf si prepara a ricevere. Giunta da New Orleans, Gabriella Sabatini ha un po' mal digerito la differenza del fuso orario e nell'individuale la sua avventura è durata ben poco. 30-40. È impresa a servire su Steffi Graf, che qui procura a lei e alla compagna la prima palla di break d'entrata al primo gioco del primo set. Grazie. Advantage, Miss Malejeva. Annullata la palla di break, occasione dell'1-0 e la possibilità di conseguenza di conservare il servizio.
Hughes. Advantage, Miss Malieva. Manuela Malieva nel torneo di singolare è uscita al secondo turno battuta in modo chiaro dalla Gildenmeister con il parziale di 6-0-6-3. Costretta spesso in questo gioco d'apertura a ricorrere al secondo servizio, a ricevere impegnata la Sabatini. Game to Miss Malieva, Miss Malieva. Manda in rete. Zero da annotare però una palla di break, si erano procurate le due bulgare che, fatto abbastanza insolito nel doppio, pur essendo sorelle, non vestono stavolta allo stesso modo, è una specie di accordo nel doppio di presentarsi perlomeno in campo con gli stessi colori, con una tenuta similare, specie di regolamento e anche crediamo che in certi tornei si può essere penalizzati dagli organizzatori. Non siamo più al bianco che imponeva Wimbledon a tutti i propri tennisti, ma perlomeno si cerca quando si gioca in coppia di rimanere sulle stesse tinte, per l'occhio, per l'eleganza, che non ha nulla a che fare con il gioco vero e proprio. Time. Pubblico che si fa un po' più numeroso questo pomeriggio agonistico. Abbiamo già avuto modo di sottolineare come l'affluenza questa settimana sia stata particolarmente importante. La presenza di Steffi Graf è senz'altro un richiamo sicuro. Godiamocela nel servizio, nel suo famoso diritto, nei suoi rovesci, in tutto il repertorio. Un tennis che lei afferma essere forse ancora un po' lacunoso a rete, ma naturalmente in una relatività, perché lacunoso semmai, per essere più brava, delle sole due che la precedono in classifica, Navratilova e Krista Wertheloet. Data buona, proprio sulla riga, indovino il corridoio, anche se si grassa impegni. Di Graf è impegnata alla battuta, non può evitare in questo frangente tre palle di break. Serve su Manuela, cerca di sorprenderla col servizio centrale. Insistono, sono in forma Manuela e Caterina Malieva, ben migliori in questo avvio di semifinale di quanto offertoci ieri nel quarto di finale, quanto mai laborioso, per imporsi su Bayern Thompson. Il break, il primo che annotiamo. Le bulgare in vantaggio per 2-0 tra la coppia tedesco-argentina. Caterina Malieva al servizio. Thank you.
Law 15. Schermaglie di racchette, racchette che si incrociano e palline che finiscono in rete, 0-30. Lob difensivo riuscito all'ultimo istante. Fuori di poco, ma fuori. 15-30. E l'occasione, o le occasioni, perché siamo 0-40. Di recuperare il break subito poco fa per Sabatini, Graf. Proprio che sa essere spettacolare a questi livelli, bel intervento a rete della Sabatini. 50-40. Le bulgare doverosamente insistono maggiormente su Sabatini, che ha subito un vero e proprio bombardamento. Hanno poi aperto l'ultimo istante sull'altro fronte. Recuperano parzialmente ancora una palla di break per Graf e Sabatini. Dallo 0-40 al 40 pari. Caterina Malajeva serve su Steffi Graf. Caterina Malajeva, compiuto 17 anni, scorso 7 maggio. Il famoso diritto che è difficilissimo, controllare, che è al quale replicare. Vantaggio Graf Sabatini. Altra palla di break. Sabatini riceve. A ritmo serrato gli scambi. Si diverte il pubblico. Parità. Intercetta molto bene la replica dell'Argentina, parità ancora, laborioso questo terzo gioco. Advantage Miss Malieva.
fuori ad insistere. Parità. L'alternarsi di parità, vantaggi. Non è mica finita, solo ora, è uno scambio che soddisfa il pubblico di Zurigo. Advantage, Miss Sabatini. Contro break disappunto per le bulgare. Siamo quindi sul parziale di 2-1. Da ricordare che quest'anno le due coppie si sono affrontate agli internazionali di Francia in occasione del quarto turno. Sabatini e Graf riuscirono ad imporsi. Recitano qui il ruolo di favorite, sono testa di serie numero 1 del torneo, testa di serie numero 2 sono Garrison Nagelsen, superato al secondo turno da Gildenmeister Medrado, testa di serie numero 3 sono Malejeva, quindi la finale ideale della parte alta del tabellone, coppia testa di serie numero 4 sono McNeil-Moulton, che hanno rispettato il pronostico e sono riusciti a giungere alla finale. Hanno battuto nell'altra semifinale Kittelmeister Medrado con il risultato di 3-6, 6-2, 6-4. Serve Gabriela Sabatini. La 15. Riceve ora Manuela Malejeva. Manca la replica a rete, 30 pari. Lo smash non può far nulla Manuela Malejeva, 19 anni, 2 anni più della sorellina, nelle classifiche individuali come detto 8ª tennista al mondo e 30ª Caterina, quella che vedete qui in primo piano invece è 3ª dei valori assoluti. Game to Miss Graf and Miss Sabatini. Steccata. E siamo sul risultato di perfetto equilibrio dopo il primo giro di battuta. Hanno perso il proprio servizio Steffi Graf e Caterina Malejeva. Break e contro break si ricomincia da capo con Manuela Malejeva al servizio e a ricevere Steffi Graf.
attacca un poco troppo precipitosamente, spedisce in rete, non è soddisfatta, 15-0. Si dava anche un poco febbricitante l'altro giorno la sempre graziosa Gabriella Sabatini, seguita qui molto attentamente dal padre. Chiude Malaieva, le due sorelle Malaieva seguite passo per passo da mamma Giulia. Numerosi titoli nazionali all'attivo per la madre che è la loro allenatrice. Parità. Quinto gioco del primo set, siete in collegamento diretto con la Sala Sporthalle Alment di Zurigo, quartiere dell'Albiskütli. Advantage Miss Malaieva. Fatica a trovare la soluzione, ha avuto diverse possibilità di vantaggio, serve ora nuovamente su Gabriella Sabatini. Nessuna delle giocatrici in campo ha ancora 20 anni, proprio il mondo emergente del tennis femminile ad essere presentato sul centrale, tutto azzurro. Steffi Graf al meglio in questo frangente, demoralizzata Caterina Malaieva. E non è finita per Manuela, che continua ad essere impegnato in un lungo quinto gioco, quando si è sul 2-2 del primo set. Game to Miss Graf, Miss Sabatini. Perde il servizio, ha avuto diverse occasioni di essere in vantaggio, un break importante a questo punto, Graf e Sabatini, vedremo fra qualche istante nuovamente Steffi Graf impegnata al servizio. Va comunque sottolineato che già
nei quarti di finale, Manuela e Caterina Malaieva, opposta a Bayern Thompson, erano state protagoniste di numerosi ribaltamenti di situazione. Avevano perso il primo set per 6-4, sono andate poi a vincere 6-2, 6-4 le altre due frazioni. Nel tabellone individuale era logicamente molto attesa Manuela Malaieva, testa di serie numero 3, giocatrice che sta, dopo aver superato il primo turno battendo la statunitense Nagelsen, è stata battuta velocemente da Gildenmeister 6-0, 6-3. Di Manuela Malaieva si è parlato con molta simpatia questi giorni per la affettuosa amicizia, come si usa dire, con uno degli allenatori svizzeri che pare abbia conosciuto proprio in occasione del torneo di Lugano. Dalla cronaca rosa, quella del centrale, per ritrovare Steffi Graf al servizio. Ovviamente uno dei belli incontri di doppio. Sono in campo praticamente le prime tre teste di serie del torneo individuale. Steffi Graf numero 3, Elena Manuela Malaieva numero 8, Sabatini numero 10 dei valori mondiali. 15-30. Cioè, diciamo, in campo tre delle prime quattro. Un alternarsi di break contro break. La Graf aveva perso il servizio già nel primo impegno. Serve al meglio per costringere Caterina Malaieva l'errore, 30-40, ancora la situazione però rimane delicata, serve su Manuela Malaieva. Le bulgare però sono costrette a recuperare. Seppur soltanto 17enne, ha già denotato doti di grande maturità. Steffi Graf, personaggio molto sollecitato, grosso personaggio in Germania. Le bulgare insistono sulla Sabatini. Altra palla di break per le bulgare. Sbaglia malamente stavolta Steffi Graf. Arriva in ritardo per la volée e vedete tre pari, abbiamo finora registrato sei giochi, visto sei giochi, e in sei giochi quattro volte le protagoniste hanno perso il servizio, soltanto nel primo game Manuela Malaieva e la Sabatini nel quarto hanno mantenuto il servizio. Servizio ora Caterina Malaieva, 15-0. Riceve Gabriela Sabatini.
prima, ma quel che conta è il dire del giudice o l'urlare del giudice. 30 pari, era effettivamente fuori. Gioca bene il Sabatini, incrocia molto bene una volée alta di rovescio. 30-40, che stavolta è una pala di break. Altro break, stavolta su Caterina Malaieva, e le due statunitensi passano a condurre per 4-3, prossimo impegno al servizio per la Sabatini, appuntamento fra qualche minuto, un break per rimanere in lingua, ora con il telegiornale, a fra poco. Semifinale fra Sabatini, Graf e le sorelle Malaieva, sul parziale favorevole alla coppia formata dall'Argentina e dalla Tedesca occidentale, in vantaggio per 4-3 con Caterina Malaieva che aveva perso il suo servizio, era il quinto break da annotare in questo primo set. Successivamente, mentre diffondevamo il telegiornale, Gabriella Sabatini ha conservato la battuta, si è portata sul 5-3 ed ora con... D'altronde, come vedete, Manuela Malaieva alla battuta. Abbiamo il primo set ball a favore della coppia testa di serie numero uno del torneo Graf Sabatini. È la Sabatini che riceve. Annullato un set ball, parità. Deve arrivare la sola palla Manuela Malaieva. È il secondo set ball. In 35 minuti si chiude il primo set a favore di Graf Sabatini. Dopo 9 giochi, perlomeno dopo il primo turno di servizio, dopo 9 giochi cambiate le palline, inizieranno con palline nuove il secondo set. Manuela Malaieva quindi perde stavolta nuovamente il servizio. Vedete qui la Sabatini a replicare molto bene. L'intervento a rete di Steffi Graf, perfetto nel suo giocare con la palla che sfreccia fra le due avversarie. Siamo quindi sul parziale di 6-3 per Graf Sabatini contro le sorelle Malaieva. Nella precedente semifinale, per chi si fosse posto tardi in ascolto ed in visione, ricordiamo che si sono qualificate per l'atto conclusivo le statunitensi McNeil Moulton, che hanno battuto la coppia formata dalla peruviana Gildenmeister e la brasiliana Medrado con il parziale di 3-6, 6-2, 6-4. In apertura di giornata agonistica il torneo prevedeva le semifinali individuali. Nel primo confronto Elena Sukova, testa di serie numero 2, ha battuto la statunitense di colore Lori McNeil con il parziale di 6-3, 6-3. Poi
Steffi Graf ha confermato la sua forma attuale e il suo valore assoluto, infliggendo un severo 6-0-6-1 alla compatriota Eva Pfaff, che tra l'altro pare avesse a un certo punto anche perso un po' di tempo contestando alcune palline col timore di essere battuta in meno di 31 minuti, che è il primato che appartiene a Steffi Graf per chiudere un incontro e risale ad un appuntamento dello scorso anno. Chiuso in 36 minuti, un minuto in meno è rimasta in campo Eva Pfaff rispetto alla Merton, una delle altre vittime. Steffi Graf è sempre ora al servizio per la semifinale di doppio, ha vinto il primo set, siamo sul 30-0. Pasticciano un po' in campo cercando di coprire la bella meglio con uno scambio però che raccoglie doverosamente gli applausi del pubblico. Tra l'altro avete visto lo scatto, la presenza di Steffi Graf che è andata a salvare una pallina che ormai sembrava senz'altro persa. Comunque 30-15, secondo servizio. Due possibilità per l'1-0. Siamo in apertura del secondo set. Gioca bene la Graf, che copre quasi tre quarti del campo, cercando di dare il suo validissimo contributo a Gabriella Sabatini, sulla quale sono rovesciate la maggior parte delle palline. Qui vede intanto Caterina Malaieva e la ripresa dello scambio precedente che aveva destato ammirazione. Vedo qui come s'apre totalmente, come sembra impossibile recuperare, riesce a riagganciare la pallina, c'è il nastro che inganna un po' con le due, vedete la Graf che subito corre sulla destra per occupare quella metà campo, ma non c'era in quell'occasione nulla da fare, si era andati sul 30-15, poi però nuovamente ha fatto suoi un paio di scambi Steffi Graf, e questa coppia, testa di serie numero 1 che vedete in primo piano, conduce un 7-0 e 1-0 il parziale della seconda frazione. Al servizio Manuela Malaieva su Steffi Graf, la costringe all'errore, 0-15, Gabriella Sabatini riceve. Non iniziano proprio bene le sorelle bulgare. Sulla riga,
è fuori. Love, 0-40, tre palle di break per Graf Sabatini. Manuela Malaieva. Buona sorpresa all'Argentina. Max Vincente rimonta bene Manuela Malaieva. Advantage, Miss Sabatini. Vantaggio Sabatini. Advantage, Miss Malaieva. Siamo sempre al secondo gioco del secondo set. Tempo laborioso, finalmente si aggiudicano questo secondo gioco e come avete visto si va su una parziale di 1-1 nel secondo set. Sabatini Graf, Sabatini al servizio ora, hanno vinto il primo 6-3, si gioca da tre quarti d'ora. Possibilità di chiudere in bianco questo suo primo impegno alla battuta nel secondo set.
40-15. Conserva la battuta, c'è da sottolineare che già nel primo set la Sabatini era stata la sola a conservare in ambedue i suoi impegni il servizio. L'epigrafo che potremmo vedere domani in due finali, la sua presenza nell'individuale è già sicura, è alla ricerca qui della qualifica per la finale del doppio, è testa di serie nel tabellone individuale di 32, testa di serie nel tabellone per 16 coppie, sempre testa di serie numero 1. Sala rete si ritrova Caterina Malaeva, la palla tra i piedi, è iniziato il quarto gioco del secondo set, un 7-0 per Sabatini Graf, conducono anche 2-1 nel secondo set, secondo servizio per Caterina. Infelice doppio fallo 0-30. C'è poco spazio per gli scambi. Cambi che fra l'altro dal profilo spettacolare hanno indubbiamente divertito il pubblico convenuto oggi alla Sala Sportale Zurighese. In questo gioco però non è il caso, 30 pari. È riuscito il break quindi su Caterina Malaeva, 3-1, qui ipotecano la possibilità di un passaggio alla finale, basta ora amministrare, basta, è facile da dire, il vantaggio acquisito, break importante, paiono demoralizzate le due bulgare. Steffi Graf al servizio. Ingannata dal nastro, non recupera Caterina Malaeva, 30-0 parziale sul 3-1, dopo aver vinto 6-3 il primo set. Caterina Malaeva che si prepara a ricevere.
40-0. Doppio fallo, forza anche la seconda pallina, può permettere, solo conduce 40-0, concede un 15. Incrocia molto bene Caterina Malaieva, ha ridotte le distanze, 40-30 ora. Colpita Caterina Malaieva, conversano un attimo, 4-1 il parziale, sono due giochi del successo della qualifica alla finale. Praticamente sparato addosso lo smash, però senza conseguenze. La situazione sta precipitando per loro, si profila un altro successo oggi per Steffi Graf, in questa occasione associata a Gabriela Sabatini. Compagna che gradisce nei tornei di doppio. Domani, come ha detto per il singolare, già si conosce il nome delle due finaliste, saranno Steffi Graf e Elena Sukova, la terza e la sesta giocatrice dei valori mondiali. Per i precedenti confronti diretti, sinora le due si sono incontrate soltanto due volte, la prima nell'83, in quell'occasione ancora molto giovane era Steffi Graf, che attualmente ha 17 anni, ne aveva 14 quando a Brisbane, sull'erba australiana, persa al secondo turno 2-7, però nel febbraio di quest'anno negli Stati Uniti, su un incontro sul cemento in semifinale, la Graf aveva inflitto un severo 6-2-6-1 alla Sukova. Sukova che però, Steffi Graf afferma di temere, auguriamoci che non sia, per il piacere dell'incontro, una esecuzione, come è stato un poco quel che è successo con le precedenti vittime di una grande, va detto, Steffi Graf, che ha dominato dall'alto della sua classe tutte le avversarie alle quali ha lasciato solo briciole di game. Al meglio 0-15-0-30 ora, precipita la situazione per le due bulgari. Assistita un poco dalla fortuna, complice il nastro in questo frangente, 15-30, ancora però situazione non facile per Manuela Malaieva, che si prepara a servire mentre è pronta e a ricevere Gabriella Sabatini. Stecca proprio male Caterina Malaieva da fondo campo, si ha l'impressione che è iniziato il conto alla rovescia, non ci sono eccezionali ribaltamenti. 6-3-4-1, 15-40. Ruenta si sposta sulla traiettoria del colpo incrociato della bulgara e la Sabatini
pur mandando da prima la pallina sul nastro, riesce a fare al suo il punto, lo scambio, a sfruttare un'altra preziosa palla di break, ad andare sul 5-1 prima di ritornare a servire. Se consideriamo il fatto che Gabriela Sabatini è stata la sola a non perdere il servizio in questa semifinale, ci sono le premesse per vedere concludere abbastanza velocemente questo secondo penultimo atto. Però attenti, caso come questo, un low perfetto sulla linea dà ancora speranze a Caterina e Manuela Malaieva. 0-15. Sei 3, 5-1, ci avviciniamo all'ora di gioco. Ha un gesto di stizza Caterina Malaieva, disapprovato il suo agire dal pubblico, sono i primi pochi fischi uditi in questa settimana agonistica. Sbaglia malamente, 30 pari, a due punti dal match. Ed è fuori il che vuol dire anche match ball a favore di Graf Sabatini. Esattamente allo scoccare dell'ora. In un'ora la testa di serie numero uno, la coppia Graf Sabatini, si qualifica per la finale. Supera 6-3-6-1 Caterina e Manuela Malaieva, affronteranno in finale domani McNeil-Merton, coppia che nel corso del pomeriggio ha superato 3-6-6-2-6-4 Gildenmeister Medrado. Pomeriggio agonistico che ci ha dato anche il nome delle due finaliste, che nel tabellone singolare, e cioè Steffi Graf, che ha battuto chiaro e svelto Eva Pfaff, sua connazionale 6-0-6-1, e Irina Sukova in 6-3-6-3. E con queste immagini che concludiamo il nostro appuntamento odierno, e per domani la finale dell'individuale